In questo mondo di strumenti fatti con l'intelligenza artificiale, ce n'è uno che in particolare mi sta un poco scioccando. Quest'app si chiama Suno.ai e permette di creare canzoni praticamente da zero. Devo dire che alcune di queste sono addirittura molto orecchiabili, cioè viene voglia di scaricarle e ascoltarle per conto proprio. Morning light, I wake, spread wings in the sun's embrace. One day to live, one day to race in life's garden, I dance with grace. Però la figata è che puoi crearti delle canzoni con ciò che vuoi tu. Vediamo subito come funziona. Ok, per iniziare basta andare appunto su suno.ai o direttamente app.suno.ai e ovviamente andremo sulla parte create. Allora, qua dentro noi possiamo mettere in questa modalità una descrizione della canzone. Io ad esempio ho messo questa, quindi una canzone rap su un topo e un gatto che combattono e vediamo il risultato. Ok, ha generato due tipi. Sentiamo le. Corrono le strade con uno sguardo malvagio al topo e il gatto in una sfida tra di loro. Con un salto acrobatico il topo li sorpassa, il gatto insegna, ma il topo fa il suo gioco. Topo e gatto, duello infinito, in un mondo di stranezze lotta senza limiti. Ok, fa un po' ridere, ammetto, però c'è del potenziale. E un'altra cosa che noi possiamo notare è che andando su Custom Mode, noi in sostanza possiamo addirittura mettere appunto il testo delle nostre canzoni, quindi non dobbiamo lasciare a lui ciò che vuole, possiamo mettere noi il testo proprio che deve cantare. Poi qua possiamo mettere anche lo stile della musica, ok, appunto come vediamo, e anche il titolo. Ovviamente siamo nel 2023, quasi 2024, quindi non scrivo da solo, ragazzi. Ovviamente chiedo a ChatGPT. Io sono col 4, sì, pago l'abbonamento, però dico, è giusto che lo facciamo fare a lui. Ok, ChatGPT ha concluso. Come possiamo vedere, qua ci ha dato anche un titolo. Io non gliel'ho chiesto, però effettivamente ci torna utile perché l'app ce lo chiede. E qua vediamo che c'è questa canzone che potrete voi anche leggere con calma, ma adesso gliela facciamo cantare direttamente. Ok, facciamo un po' di pulizia, quindi il titolo lo mettiamo effettivamente qua nella sezione appropriata. Togliamo le strofe e questo testo in più. Mettiamo uno stile e in questo caso effettivamente non so che stile mettere, possiamo mettere rap e rendiamolo una cosa che ti ispira e vediamo che succede. Ed ecco i risultati, vediamo un poco. Entriamo qua dentro. Ok, vediamo. Già mi sta ispirando già. Andiamo un po' avanti. Spiegando le ali al sole rabbioso. Un giorno solo ho, ma un dono prezioso nel giardino della vita. Danzo gioioso, volo tra i fiori, un arcobaleno in movimento. Ogni momento un tesoro, ogni sguardo un sentimento. Un giorno per amare. Ok, forse fa un po' piangere più che, insomma, vediamo l'altro. Illumina un suo nastro, spiegando le ali al sole radioso. Un giorno solo, è un giorno prezioso nel giardino. Ok, sicuramente ho capito una cosa da questa esperienza, che conviene anche chiedere a ChatGPT lo stile della canzone, perché ovviamente il testo che lui mi ha creato magari è per uno stile, che magari non è il rap, e dovrei chiedere direttamente a lui di creare un qualcosa che poi sia in linea con lo stile anche della musica che voglio. Quindi questo ovviamente è una cosa che ho imparato subito. Ok, quindi torniamo su ChatGPT e chiediamo di crearlo in inglese e fare in modo anche che si possa rappare. Ok, vediamo, cerchiamo di mettere limiti o di superare i limiti dell'AI, vediamo che succede. Sicuramente in inglese il programma, almeno credo, sia fatto meglio perché ovviamente ha più, come dire, materiale su cui essere allenato, quindi vediamo effettivamente che succede. Ok, One Day Flutter io conosco solamente il framework per creare applicazioni, però va bene. Allora,
Copiamo. Mi sa che è un poco lunghetto, però vabbè, proviamo. Intanto il titolo lo togliamo, lo mettiamo qua sotto, appunto. E questo qua, quindi lo mettiamo rap, dato che gli ho chiesto rap. Togliamo il titolo, togliamo verso 1. Coro lo lasciamo perché a quanto pare forse lui lo capisce. Il verso 2 anche, o almeno facciamo una cosa, vediamo un attimo quello di prima, come è stato effettivamente creato. No, questo qua. Ah, ok, quindi lo mette tra parentesi quadra. Quindi noi dobbiamo effettivamente metterlo tra parentesi quadra. In modo molto semplice. Ok, adesso l'ho fissato con i versi, i cori e così via. Vediamo effettivamente che succede. Ok, ha generato queste due canzoni. Vediamo subito. Morning light, I wake, spread wings in the sun's embrace. One day to live, one day to race. In life's garden, I dance with grace. Every moment I treasure in this brief space. Flutter through flowers, a wrinkle in flight. Each glance, a story, each flicker, a light. One day to love, explore Andiamo and avanti. fear, to rejoice to be. In my aerial dance, the freedom I see. Ok, allora, sicuramente funziona molto meglio in inglese. Mettere anche già lo stile a ChatGPT aiuta perché ovviamente ti allinea, come dire, il testo allo stile e quindi abbiamo avuto, come dire, un salto di qualità. Vediamo con l'altra canzone. Morning light, I wake, spread wings in the sun's embrace. One day to live, one day to race. At life's garden, I dance with grace. Every moment I treasure in this brief space. Flutter through flowers, a rainbow in sight. Each glance a story, each flicker a light. One day to love, explore and feel. In life's brevity, the essence so real. Raise on roses lily. Ok, sono abbastanza felice e anche in parte emozionato perché sono delle canzoni mi sembrano veramente fatte bene. Soprattutto la prima, probabilmente anche potrei ascoltarla. E questa è veramente una cosa incredibile se ci pensate, perché al posto di andare a cercare una canzone, un artista, un gruppo che ti piace, puoi crearti direttamente tu delle canzoni su dei temi praticamente che ti stanno anche a cuore. E questa è una cosa incredibile a mio avviso. Ok, quindi siamo alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piacciono questi temi. Eventualmente fatemi sapere se volete altri strumenti o argomenti che riguardano appunto le AI e le sue applicazioni. Per il resto vi auguro una buona vita.